Ciao e benvenuto a questo nuovo episodio di Top of the Board. Io sono Fox e nei prossimi 10 minuti ti farò conoscere i 10 migliori giochi da tavolo per vendite su DungeonDice.it e nei negozi Dungeon Store del periodo che è andato dal 18 al 24 marzo 2021. Prima di iniziare però ti chiedo, sei già iscritto al canale? Iscrivendoti potrai restare sempre aggiornato sui nostri contenuti. Ma ora, sigla! Iniziamo come sempre dalla decima posizione, occupata da Pakal, gioco per 2-4 giocatori di Cranio Creations, in cui esplorerai la giungla messicana per scoprire il percorso che porta al tempio perduto di Pakal. Si tratta di un veloce gioco di destrezza e colpo d'occhio, nel quale a ogni round dovrai fare in modo che la tua plancia, composta da quadrati scorrevoli, mostri solo i 3 simboli rivelati dalla tessera obiettivo. Se riuscirai a farlo entro il tempo prefissato, allora potrai prendere una tessera punteggio, il cui simbolo indicherà lo spazio sul tracciato punteggio su cui muovere il tuo segnalino. Pakal è un gioco veloce e colorato, semplicissimo da spiegare e per questo adatto anche ai più piccoli. Al nono posto c'è Raiders of Scythia, nell'edizione inglese di Renegade Game Studio, giocabile da 1 a 4 giocatori. Il gioco riprende molti degli aspetti già visti in Raiders of the North Sea, in particolare la meccanica di piazzamento lavoratori, riuscendo però a restituire un'esperienza diversa e allo stesso modo appagante. Assolda predoni e addestra animali con cui assaltare insediamenti e recuperare prezioso bottino, oppure per completare le missioni disponibili nel corso della partita, in modo da guadagnare quei punti vittoria che alla fine determineranno il tuo successo o il tuo fallimento. Sarai tu il più temibile predone al tavolo? In ottava posizione troviamo il Party Pack di Exploding Kittens, pubblicato da Asmodee Italia. In questa confezione, oltre alla app che ti permetterà di giocare anche online, troverai le carte di Exploding Kittens e dell'espansione Imploding Kittens, che ti permetteranno di imbastire partite da 2 a 10 giocatori. Per vincere dovrai eliminare tutti gli altri giocatori a colpi di gattini esplosivi, cercando al tempo stesso di proteggerti con le carte Disinnesgatto, le uniche che possono salvarti dal botto. Exploding Kittens è un gioco veloce e divertente, perfetto per una serata scanzonata tra amici e adatto anche ai non abituali del gioco da tavolo. Al settimo posto troviamo gli stessi autori di Exploding Kittens, stavolta però con Bears vs. Babies, portato in Italia sempre da Asmodee. In questo divertente party game, da 2 a 5 giocatori dovranno assemblare il loro piccolo drappello di orsetti di peluche per resistere alle orde di bebè urlanti desiderosi di violente coccole. Nel corso della partita dovrai letteralmente assemblare i tuoi orso mostri utilizzando le carte a disposizione, per poi sacrificarli in battaglia per accumulare quei punti vittoria che faranno la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Bears vs. Babies è un gioco che, pur mantenendo la vena irriverente e l'umorismo di Exploding Kittens, aggiunge qualche livello di profondità, cosa che l'ho fatto apprezzare anche ai giocatori un po' più navigati. E poi, vuoi mettere quella meravigliosa scatola pelosa? Sesta posizione per Horrified, cooperativo per 1-5 giocatori edito da Ravensburger. Nel gioco dovrai difendere la città da alcuni dei mostri più iconici del mondo dell'orrore, tra cui Frankenstein, Dracula, la mummia e molti altri. Ognuno di loro con caratteristiche uniche e una differente strategia da attuare per sconfiggerli. È possibile scegliere sia il livello di difficoltà che il gruppo di mostri da mettere in gioco partita dopo partita, cosa che, unita a meccaniche tanto semplici quanto innovative, lo rende intavolabile con giocatori di qualsiasi esperienza. Consigliato agli amanti degli horror leggeri, a cui piace sedersi intorno a un tavolo per una bella serata di gioco. Al quinto posto c'è la nuova edizione di Puerto Rico, pubblicata da Ravensburger. In questa riedizione di uno dei più rinomati tra i giochi da tavolo moderni, dovrai costruire con attenzione la tua ditta, raccogliendo merci e facendo crescere la tua ricchezza, scegliendo turno dopo turno uno dei ruoli a disposizione, che ti permetterà di fare una specificazione.
La particolarità è che dopo di te tutti gli altri giocatori avranno la possibilità di compiere la stessa azione, seppur depotenziata. E questo fa sì che ogni scelta debba essere ben valutata, con lo scopo di massimizzare il proprio risultato e al tempo stesso minimizzare quello degli avversari. In questa edizione sono presenti anche 4 piccole espansioni che vanno ad aggiungere varietà a questo grande classico senza tempo. Quarta posizione per l'edizione inglese di Micro Macro Crime City, edita da Pegasus Spiele. In Micro Macro dovrai cooperare con gli altri giocatori per risolvere tutti i casi presenti nella confezione, a difficoltà incrementale, tutti rappresentati su un'unica grande mappa. Il sistema di gioco è molto semplice. Dovrai aguzzare la vista per cercare di capire come sono andate le cose, scovando i dettagli nella grande super affollata mappa che costituisce il cuore del gioco. Un sistema tanto semplice quanto coinvolgente, adatto a tutte le tipologie di giocatori, è in grado di farvi passare delle serate divertenti e appassionanti alla ricerca della verità sugli eventi occorsi a Crime City. Gradino più basso del podio per Yokai di Play a Game Edizioni, cooperativo per 2-4 giocatori in cui dovrai riuscire a raggruppare una serie di sfuggenti spiriti orientali. Nel proprio turno ogni giocatore guarda segretamente 2 carte coperte e ne sposta una secondo lo schema, non necessariamente di quelle appena guardate. Poi dovrà o rivelare un nuovo indizio o posizionarne uno già rivelato sopra una delle carte in gioco. Questi indizi sono l'unica forma di comunicazione possibile tra i giocatori, cosa che rende non banale arrivare alla vittoria, specialmente nei livelli più avanzati. Dopo un certo numero di mosse, la partita terminerà e se non sarai riuscito a raggruppare gli spiriti in base al loro colore, arriverà inevitabile la sconfitta. Yokai è un piccolo grande gioco che racchiude in una piccola scatola tante ore di divertimento. Seconda posizione per The Game Faccia a Faccia, pubblicato da DV Giochi. Il gioco è una versione competitiva per 2 giocatori di The Game, gioco di carte cooperativo di grande successo. Le regole di gioco per liberarsi delle proprie carte sono le stesse della versione originale. Tuttavia, in questa edizione, ogni giocatore possiede un proprio mazzo di carte e sfida l'avversario a finire meglio il gioco. Inoltre, durante ogni turno, potrete giocare una delle vostre carte nella pila dell'avversario, a patto però che questo lo aiuti. Per quanto possa sembrare controproducente per una strategia competitiva, queste mosse altruiste vi aiuteranno a liberarvi di carte che probabilmente vi sono di intralcio. The Game Faccia a Faccia è un gioco semplice nelle meccaniche e veloce nell'esecuzione, adatto per essere giocato in qualsiasi situazione. Il campione di vendite della settimana è la nuova ristampa di Caverna, pubblicata in Italia da Asmodee. In questo celebre gioco di Uwe Rosenberg, da 1 a 7 giocatori vestiranno i panni di avventurosi nani, che vivendo tra gli anfratti di caverne, scavano alla ricerca di minerali e rubini con i quali arredare i propri spazi, così che possano divenire zone di lavoro confortevoli ed abitabili. La meccanica alla base è quella del piazzamento lavoratori, la stessa di Agricola, e i due giochi sono molto simili ad una prima occhiata, anche se poi restituiscono sensazioni ben diverse l'uno dall'altro durante la partita. Questa cosa però ha portato nel tempo a vedere spesso posta la domanda: meglio Agricola o Caverna? E questa domanda, ormai da anni, divide la community di giocatori. Per conoscere la tua risposta, non puoi fare altro che intavolarli entrambi. E anche stavolta siamo arrivati alla fine della Top of the Board. Maggiori informazioni sui giochi che ho nominato in questa classifica puoi trovarle cliccando sui link in descrizione, che ti porteranno direttamente alla scheda prodotto su dungeondice.it. Prima di salutarti però ti ricordo che puoi seguirci anche su Twitch, sul canale Dungeoncast TV, dove potrai vedere tutti i nostri contenuti in diretta e partecipare a fantastiche iniziative, come il Dungeon Quiz, il game show dedicato ai giochi da tavolo, al quale puoi partecipare direttamente da casa, in onda tutti i giovedì dalle 21:30 sul canale Twitch di Dungeoncast TV. Buon fine settimana e appuntamento a sabato prossimo con una nuova Top of the Board!